Il bisogno di sapere spinge l'umanità a superare i propri limiti, a varcare i propri confini. Da sempre uomini e donne hanno lasciato le loro case per raggiungere centri di studio e ricerca. Sono gli esuli per amor di conoscenza, così definiti da Federico Barbarossa nell'Autentica Habita, l'atto che pone sotto la protezione dell'imperatore chi soggiorna in una città straniera per ragioni di studio. Una protezione a favore dei Doctores dello Studium, primo nucleo dell'Università di Bologna, che annovera tra i primi maestri di spicco il giurista e glossatore Irnerio, padre riconosciuto del diritto europeo. Siano essi preservati da ogni offesa, recita il testo dell'imperatore, dal momento che illuminano il mondo con la loro scienza. Così nel XIII secolo nascono le Naciones, che riunivano gli studenti provenienti da uno stesso luogo. A loro memoria rimangono sedi di collegi e opere d'arte, come il polittico commissionato dagli studenti inglesi in ricordo di Thomas Becket, il martire che studiò a Bologna. Fondatore della scuola di diritto canonico fu Graziano, il giurista che riordinò 1000 anni di canoni ecclesiastici contrastanti. Dante, frequentatore dei dotti ambienti bolognesi, lo ricorda nella commedia. Quell'altro fiammeggiare esce del riso di Grazian, che l'uno e l'altro foro aiutò, sì che piace in paradiso. Grandi protagonisti del Rinascimento animarono lo studium: Leon Battista Alberti, Pico della Mirandola, Albrecht Dürer, Erasmo da Rotterdam. Niccolò Copernico, giunto per studiare legge, conobbe l'astronomo Novara e il 9 marzo del 1497 con lui osservò le eclissi di Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro. Descrisse il fenomeno nell'opera che ha dimostrato la validità del sistema eliocentrico, cambiando il mondo e la sua percezione. Il mondo è cambiato anche con le ricerche di Ulisse Aldrovandi, padre degli studi di storia naturale, inventore del termine geologia, fondatore dell'Orto Botanico di Bologna, uno dei primi in Europa. A lui sono dedicate le Aldrovanda, piante acquatiche carnivore. Il mondo è cambiato grazie agli studi di Marcello Malpighi, fondatore dell'istologia, padre dell'anatomia al microscopio. Egli dà il suo nome a parti del nostro corpo: il corpuscolo renale di Malpighi, le piramidi di Malpighi, i corpuscoli malpighiani della milza e i tubi malpighiani che si trovano negli insetti. Con lui, la ricerca anatomica bolognese ritrova le vette di Mondino di Liuzzi e di Taddeo Alderotti. Il mondo è cambiato con Laura Bassi, fisica, prima donna al mondo ad ottenere una cattedra. L'Austria le ha dedicato un centro universitario a Innsbruck e uno a Vienna. Su Venere, un cratere di 31 km porta il suo nome. Il mondo è cambiato con le scoperte di Luigi Galvani, tra i fondatori dell'elettrotecnica moderna, insieme ad Alessandro Volta, Benjamin Franklin ed Henry Cavendish. In suo onore, un cratere della Luna è stato chiamato Galvani. Nel mondo si è distinto Giosuè Carducci, primo italiano premio Nobel per la letteratura. Nel 1888 Carducci, in qualità di rettore, celebra l'ottavo centenario dello studium. Le università del mondo si riuniscono per onorare la madre delle università. Ha cambiato il mondo Giacomo Chanichan, precursore e profeta dell'energia solare, fondatore della moderna fotochimica. Nel 1912 dichiarò: «Se in un futuro lontano le riserve fossili si esauriranno, la nostra società non sarà messa sotto scacco, perché la vita e la civiltà continueranno finché il sole brillerà». Nell'ultimo secolo, con le sue lauree ad honorem, l'Università di Bologna ha reso omaggio a quanti si sono messi in luce nel mondo, a tutt'oggi 780, per eccezionali meriti in ogni campo della cultura. 900 anni dopo la sua fondazione, l'Ateneo bolognese, con la Magna Carta, richiama ancora a sé le università del mondo per ricordare i principi fondamentali del loro agire: l'autonomia, l'indissolubilità tra didattica e ricerca, la libertà di insegnamento, l'imprescindibile necessità di conoscenza reciproca e interazione delle culture. Indispensabile premessa: l'istruzione è il motore primo dello sviluppo dell'umanità. Perché se siamo nani sulle spalle di giganti e per questo possiamo vedere più cose e più lontano, i nani che saliranno sulle nostre spalle dovranno vedere oltre i limiti del nostro mondo.